mio sangue che ti dà la testa, e che quello che ho non mi basta. E se cado che cosa mi resta? E se muoio domani è una festa. Capitano, spacchiamo quel muro fin quando non crolla, non moriamo noi. Mi sono preso un po' di tempo per scrivere il disco perché volevo tornare con qualcosa che mi rappresentasse. Io faccio il cantautore, quindi sono molto legato ai messaggi. Volevo dire delle cose che io potessi difendere, nelle quali io veramente credessi. Specialmente oggi, che poi sembra che la musica non ci abbia quasi tempo, no? Che un mese dopo un disco già è vecchio, che 2 settimane dopo il singolo già è bruciato. Io ho cercato di legarmi ai messaggi, quindi mi auguro, con l'auspicio, che poi i messaggi restino nel tempo. Jungle è il primo singolo del nuovo progetto e parla di un argomento che mi sta molto a cuore, che è la discriminazione territoriale. Io vengo da Napoli, quindi dal sud. E il pezzo parte da Napoli ed è per Napoli e i napoletani, ma si estende a tutto il sud, perché io penso che siamo ancora molto lontani da dare al sud ciò che il sud merita. E specialmente nel periodo storico in cui viviamo, io ho sentito l'esigenza di dire la mia attraverso i miei 2 strumenti, che sono la penna e la voce. E cercato di farlo al meglio possibile. Il videoclip è stato girato a Brescia, in un mercato ortofrutticolo di cambio e scambio, ed è una sorta di metafora della nostra società, perché io penso che la nostra società è purtroppo diventata un mercato. Abbiamo tutti quanti un prezzo e andiamo dove c'è l'offerta migliore. Sì, effettivamente ancora oggi in Italia si crede che il talent sia una scorciatoia o sia una strada più facile. Io sinceramente non sono d'accordo. Ci sono tanti pregiudizi nei confronti, in realtà, del talent in sé, più che per le persone che fanno il talent. Io credo sia semplicemente un veicolo attraverso il quale diffondere la propria musica. Sì, effettivamente ti metti davanti a tante persone sotto la lente di ingrandimento in poco tempo, ma questo non vuol dire che tu le conquisti le persone, non vuol dire che ci siano per sempre. Sta tutto a te, dal percorso che fai e da quanta credibilità artistica riesci a mettere su, secondo me. Arrivati quasi al 2020 possiamo anche abbandonare i pregiudizi sui talent, perché ci sono da 20 anni ormai e abbiamo capito che sono semplicemente un veicolo, come lo è YouTube, come lo è Spotify, come lo sono i mezzi di riproduzione. E non credo sinceramente che mi abbiano cambiato, ma mi hanno sicuramente cresciuto. Sotto tanti punti di vista mi hanno temprato, tra virgolette, sia amici che Sanremo. Amici l'ho vissuto molto di più perché è durato 7 mesi. Al momento non sono previsti appuntamenti live, ma semplicemente perché non c'è il disco fuori. Sicuramente all'uscita del disco ci saranno appuntamenti live. Liberi, liberi, liberi. Tutti comodi, comodi, comodi. Sei libero davvero tu. Siamo liberi davvero. We're again.